Ciao donne in cucina e uomini in cucina. Oggi andremo a preparare una ricetta che è ketogenica con i nostri rigatacchi di pasta zen. Allora, questa pasta ha un valore nutrizionale di 48 calorie per 100 grammi di pasta cotta. Non ha carboidrati, non ha zuccheri, ha 20 grammi di fibre per 100 grammi. A 1,9 di proteine, comunque per la nostra dieta chetogenica va benissimo. Ok? Questo pacchettino contiene 60 grammi di pasta secca che ne sprigionerà 200 cotta. E oggi l'andremo a preparare con cime di rapa che io già ho messo a bollire precedentemente e alici, acciughe, anzi acciughe e un po' di pomodoro. Ok, intanto andiamo a fare il nostro sughetto. Ovviamente nell'alimentazione chetogenica non tutto è permesso, quindi se vogliamo farci un condimento buono, sfizioso, perché no? Cioè, nel senso che comunque sia non possiamo mangiare la pasta normale di grano, magari possiamo mangiare questi tipi di pasta senza carboidrati o con pochissimi carboidrati tipo gli spaghetti di shirataki o il risino di shirataki e allora magari facciamo un condimento un po' più gustoso ovviamente che esalta un po' questo tipo di pasta che alla fine è una pasta buona, ma ovviamente per chi è abituato a mangiare quella normale troverà una nota differenza, anche se io penso che non sia male lo stesso. Quindi vado a prendere la mia padella. Aggiungo un po' di olio, olio extravergine d'oliva, più o meno 2 cucchiaini. Vado a mettere, scusate, un po' di aglio e un po' di peperoncino. Aspetto che frigge, cioè soffrigge, aspetto che soffrigge. Nel frattempo vado a vedere se le mie cime di rapa sono cotte. Potremmo dire di sì. Quindi nel frattempo che soffrigge, noi andremo a prendere le nostre cime di rapa e le scoliamo. Le schiacciamo un po' in modo da togliere un po' di acqua e le lasciamo qui per dopo. Quindi il nostro aglietto sta soffriggendo, tagliamo il nostro pomodorino, più o meno un 30 grammi, così non alziamo l'indice dei carboidrati, perché comunque già le cime di rapa hanno, diciamo, un 6 grammi per cento di carboidrati ogni 100 grammi di prodotto, insomma. Io ho fatto un calcolo, più o meno allora una porzione da 150 grammi cotti di cime di rapa ha circa 6-7 grammi di carboidrati, quindi più un pochetto del pomodoro, quindi andiamo. Siamo comunque nella linea di carboidrati giornalieri che possiamo mangiare. Prendiamo le nostre acciughe e andiamo a mettere più o meno un 30 grammi di acciughe, se ce la facciamo. Che non escono tanto.
ovviamente potreste anche metterci un po' di capperi, un po' di olive nere. Io non ce lo metto perché mo oggi non ce l'ho, quindi non ce l'ho. Io faccio le ricette in base a quello che ho a casa, nel senso, se mi va di fare una ricetta ma non ho un ingrediente, la faccio lo stesso, perché in quel momento la testa mi dice che voglio fare quella ricetta. Non rimando mai a domani, la faccio nel momento stesso che mi si crea solamente in testa. Quindi mettiamo le nostre acciughe, abbassiamo un attimo il fuoco, sennò qua ci schizziamo tutti e mi sporca dappertutto. Quindi andiamo a prendere le nostre cimette, voilà. Prendiamo le nostre cimette, e gli diamo una tagliata con il coltello. Prendiamo ancora un po', che più ne sono saporite, quindi ci gusta, anche perché la pasta non è che ha un grandissimo sapore di per sé, quindi dobbiamo insaporirla molto con un condimento buono. Quindi andiamo a tagliuzzare le nostre cime di rap, ok, e andiamo ad aggiungere un po' di acqua dove abbiamo cotto le cime di rapa. E mettiamo la nostra pasta. Allora, la pasta si può cuocere sia nell'acqua bollente normale, mettete sull'acqua e la cuocete con una pasta normale, oppure io la faccio cuocere direttamente nel condimento, perché essendo una pasta comunque molto fibrosa, cuocendo nel condimento ovviamente va a insaporirsi molto di più, perché mentre cuoce assorbe. Quindi metterò ancora un po' di acqua delle mie cime di rapa e aspetterò che cuoce la mia pasta. Aggiungo un po' di sale, non tanto perché già le alici sono salate e già avevo messo il sale quando ho cotto le cime di rapa, quindi non tantissimo. E adesso facciamo cuocere la nostra pasta con le cime di rapa e le alici. Mettiamo un po' di acqua, più o meno l'acqua deve ricoprire un po' la pasta, ok? Andiamo a far cuocere la nostra pasta, più o meno ci vogliono sui 10 minuti. In 10-12 minuti questa pasta cuoce, ma ovviamente voi potreste assaggiarla quasi a fine cottura per vedere se è il grado di cottura che preferite, insomma, ok? Quindi la facciamo cuocere, abbassiamo la nostra piastra in induzione e ci vediamo tra. Allora, la nostra pasta è pronta, andiamo a spegnere la nostra piastra. Volevo farla saltare, ma con queste padelle in induzione non è proprio il massimo. E andremo ad impiattare.
andiamo a impiattare la nostra pasta. Allora, la porzione questa, essendo 200 grammi più tutte le verdure, le alici, possiamo dire che è anche per due, ok? Bisogna vedere anche la quantità degli alimenti che voi vorrete mangiare. Solitamente in una dieta chetogenica, comunque, essendo che è una dieta con tante proteine e tanti grassi, non si deve eccedere mai in quantità esagerate, se no subentra colesterolo e altre cose. Però si prediligono i grassi e le proteine anziché i carboidrati. Una domanda che spesso mi fanno è se io mangio sempre chetogenico. No, cioè nel senso, mi piacerebbe, però non ce la faccio, perché io sono una che gli piace mangiare. Quindi di conseguenza, quando faccio tipo altre cucine, qualcosa assaggio. Però conoscendo la dieta chetogenica mi riesco a diciamo gestire entrambe le cose, nel senso che se io mi mangio un piatto di pasta la domenica, poi lunedì e martedì comunque sia evito i carboidrati o li diminuisco drasticamente, come si fa in una dieta chetogenica. Oppure se la sera mi mangio 3-4 patate, comunque so, mi faccio sempre il calcolo con quello che mangio a pranzo di non superare il livello dei 20, massimo 40 grammi di carboidrati al giorno. Quindi non mangio solo chetogenico, se vado fuori un aperitivo magari me lo faccio. Infatti non è che ho perso tanto, ho perso solo 7 kg in un mese e mezzo più o meno. Però alla fine comunque mi sento molto più sgonfia e sto bene io fisicamente. Ancora ne avrei tanti di chili da perdere, ma pian piano. Quindi andiamo ad assaggiare la nostra ricetta chetogenica. Questa è la nostra pasta. Ovviamente un po' di acquetta ci rimane delle verdure, perché la pasta non assorbe, non avendo amido, non avendo glutine, non assorbe come magari farebbero altre paste di grano normali. Quindi noi andiamo ad assaggiare la nostra pasta con cime di rape e alici. Sughetto molto molto delizioso. Ovviamente la pasta non è uguale a quella di grano. Chi vuole sostituire un'alimentazione normale con una chetogenica sa che alcuni gusti non sono uguali, quindi dovete sostituire degli alimenti che più o meno vadano in base anche alle vostre papille gustative. A me questa pasta non mi dispiace, quindi oggi mangerò i miei rigatacchi con cime di rapa, alici e pomodorini. Quindi donne in cucina, uomini in cucina, seguitemi per altre ricette sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Instagram. Ciao!